Da 35 anni nel mese di novembre, il Codma di Rosciano ospita sapori e aromi d'autunno, il Salotto del Gusto. Una manifestazione che rivolge l'attenzione alla qualità dei prodotti gastronomici locali, dando valore culturale alle tradizioni artigianali. Una delle feste, bellissime feste di Fano, lo dico molto apertamente perché in effetti la gente sta aspettando questo evento. Da 35 anni siamo qua e ci staremo, mi auguro, ancora per tanto, magari con i nostri successori, la miglior rassegna dei prodotti delle Marche. E non lo diciamo noi, ma lo dicono oltre ai produttori, sono però molto bravi e molto attenti a produrre eccellenze marchigiane, ma anche i consumatori, il pubblico che partecipa a Sapori e Aromi d'Autunno, che sta aspettando veramente questo evento il 19 e 26 di novembre al Codma di Fano. Un evento nato per promuovere sapori, sport, solidarietà e salute. Novità assoluta la partecipazione attiva di AST, azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino, impegnata in entrambe le domeniche di fiera nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari. Ricco il programma che comprende assaggi di olio e degustazioni di vini, tartufi e di un'estesa gamma di altri prodotti e inoltre tanti altri eventi. Raccoglie tutto quello che sono i sapori e il gusto del nostro territorio, tra l'altro arriva dopo due mesi in cui tanti festival e tante attività sono realizzate, come quelle del tartufo, come quelle del fungo, come l'abbiamo presentata una settimana fa, Cartoceto Dop Festival. Quindi pensare che la città di Fano, nel quartiere diciamo così fieristico del Codma, raccoglie tutti questi sapori in due weekend dove c'è un'esplosione del gusto è veramente un momento importante, anche perché in una visione turistica e di promozione della città, ottobre e novembre sono i mesi del gusto, come poi dicembre lo è quello del Natale, gennaio-febbraio quello del Carnevale, poi da marzo in poi si parte con l'outdoor, con la vita all'aria aperta, e tra l'altro tutto questo è ciò che dipingiamo anche nel nuovo programma eventi che abbiamo presentato proprio per la prima volta per la città di Fano, un programma eventi che va dal periodo autunnale alla primavera e che racconta tutte le bellezze della nostra città. Lunga la lista delle iniziative all'interno della manifestazione, solo per citarne alcune: spazio ai funghi con le ricette di Pinetto, i funghi a tavola, la camminata del gusto e del cuore, sapori in rima a Mare Monti, rassegna a spettacolo di poesie dialettali. Protagonista il calore dell'autunno accompagnato dalla musica. Un evento molto seguito dai fanesi, ma non solo. L'incentivo al turismo, agli appassionati di conoscere le città, proprio anche dagli eventi. È un evento che è più di transizione, quindi più di transito locale, del domenicale. Chi viene verso il mare dall'interno, dalla collina, può avere questa, diciamo, particolare situazione da studiare, da vedere e per comprare anche dei buonissimi prodotti, perché poi noi li garantiamo questi prodotti.